In occasione della giornata dell'infermiere, ieri pomeriggio presso la casa residenza anziani Pallavicini Baronio, grazie alla collaborazione del Lions Club d'Antalighieri, sono stati assegnati i premi internazionali Daisy Award e Nursing Now Award. Questi riconoscimenti hanno l'obiettivo di rendere omaggio alle infermiere e agli infermieri che si sono distinti nella loro professione e in particolare quest'anno durante l'emergenza sanitaria legata al Covid. Nel corso della cerimonia, a cui hanno preso parte tra i vari ospiti il sindaco di Ravenna Michele De Pascale e il vescovo Monsignor Lorenzo Ghizzoni, è stato ricordato anche Mirko Coffari, infermiere ravennate scomparso nel dicembre del 2020 dopo aver contratto il coronavirus. Successivamente si sono svolte le premiazioni di Samele Donata, che ha ricevuto il Daisy Award, e di Patrizia Baroni, Claudio Proni, Rosanna Rossi e un'equipe di pediatria di comunità, tutti premiati con il Nursing Now Award. La Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermieri ha deciso di premiare degli infermieri e delle infermiere che si sono particolarmente distinte nel campo dell'assistenza, della relazione con il malato, con le famiglie, in un momento tra l'altro molto particolare di pandemia. Abbiamo aderito ad una fondazione internazionale che premia l'eccellenza negli infermieri assegnando un premio che si chiama il Tocco del Guaritore, la fondazione DAISY, che ha un profondo significato perché il loro figlio morì di una malattia molto giovane, 32 anni, ed ebbe modo di apprezzare alcuni infermiere con cui aveva stabilito un rapporto veramente particolare, amichevole, che lo aiutavano moltissimo, e lui chiese alla famiglia di riconoscere a questi infermieri il merito che si erano appunto guadagnati attraverso questa relazione. L'altro premio, quello di Nursing Now, che è un movimento lanciato nel 2020 in occasione della Giornata Internazionale degli Infermieri dall'OMS e dal Consiglio Internazionale degli Infermieri, per valorizzare la figura, il potenziale infermieristico e per raggiungere gli obiettivi di salute dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. È un premio che noi abbiamo assegnato anche in questo caso, selezionando degli esempi concreti di come gli infermieri si sono distinti andando oltre quello che è l'aspettativa del loro ruolo. Secondo me ci sono due elementi fondamentali. Innanzitutto il riconoscimento e il ringraziamento al lavoro degli infermieri e delle infermiere nel nostro territorio durante la pandemia, che dai reparti di terapia intensiva, alla medicina territoriale, alla medicina, diciamo, alla sanità pubblica, i tamponi, hanno toccato tutte le sfere dell'emergenza con la consueta professionalità, con passione, con energia. Purtroppo qualcuno di loro ha pagato anche col prezzo della vita questo impegno così gravoso. Poi più in generale, io credo e spero che la pandemia sia anche l'occasione per dare il giusto riconoscimento alle professioni infermieristiche. Gli infermieri sono professionisti e professioniste di grandissima qualità, laureati, professionalizzati e che sono in grado appunto di assumersi responsabilità anche più significative. Ovviamente, diciamo, i livelli di retribuzione, i diritti, le tutela e anche il riconoscimento del ruolo deve essere conseguente a questo maggiore impegno. È una bella iniziativa anche perché abbiamo vissuto un momento di grande crisi, dobbiamo davvero ringraziarli per l'impegno che hanno messo, il rischio che hanno voluto correre, e così anche penso a nome di tanti anziani che si sono sentiti trattati bene e custoditi nonostante la grave situazione nella quale erano. Hanno dimostrato umanità, coraggio e anche una professionalità significativa. Spero che questo patrimonio umano e professionale sia anche mantenuto e portato avanti anche quando finalmente il virus sarà in gran parte superato. Oggi il premio è stato consegnato al team dell'azienda sanitaria che è intervenuta, che è venuta a supportare l'equipe della Casa Residenza Baronio, perché come diceva Cinzia, il cluster di Covid-19 aveva praticamente decimato il numero degli operatori e si erano perse le figure di coordinamento. Quindi il team dell'azienda è venuto proprio a supportare, a garantire che gli anziani non venissero ricoverati in ospedale, garantire la continuità dell'assistenza, quindi un premio meritato, strameritato, sia per quanto riguarda il personale dell'azienda,
ma in modo indiretto anche a tutti gli operatori della struttura, che mano a mano che rientravano in lavoro si riuscivano ad integrare con operatori che non conoscevano, ma comunque tutti mossi da una motivazione comune, che era quella di garantire il benessere per le persone anziane di questa struttura. Il Lions Club Dante Alighieri di Ravenna partecipa per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con la CNAI, la Consociazione Nazionale di Assistenza Infermieristica, per festeggiare il 12 di maggio gli infermieri. Ponendo a disposizione il nostro socio flautista, maestro flautista Alessandro Emiliani. Questa celebrazione è quanto mai opportuna in questi momenti di difficoltà pandemica, dove gli infermieri si dimostrano ancora di più dei professionisti dediti al sacrificio nel loro lavoro. Secondo me gli infermieri, come anche i medici, è una professione per la quale si può dire non tanto si diventa, ma si nasce e si rimane alla fine poi professionisti di un settore sanitario per tutta la vita.